Amici del canale, buongiorno dal vostro Lino Juventus. Purtroppo, siccome la tifoseria della Juventus è molto accecata, non è l'odio verso Massimiliano Allegri, ormai no, si sa, si dicono sempre le stesse cose su YouTube, quindi ormai non è che ve lo devo dire io, insomma. Ma la cosa che mi fa incazzare è che noi già facciamo schifo di nostro perché facciamo schifo e tant'altro. Ma sorvolare. Sorvolare per l'ennesima volta su degli episodi che secondo me hanno compromesso una partita brutta, però che ci sono andati a sfavore. Perché su Alcaraz dopo 5 minuti è rigore netto e la VAR lì muta. Però sta cosa nessuno la dice perché siamo tutti concentrati a buttare merda e fango su Allegri. Abbiamo subito due rigori che, ma boh, ci stanno, ma. Secondo voi il primo rigore che hanno dato, secondo voi a noi ce lo davano? A noi ci dicevano che quello come ha saltato era scomposto perché ne abbiamo già visti questi episodi, a noi non ce lo davano. Cioè, sorvolare su questi episodi che alla fine, sommati a tutti quelli delle partite precedenti, fanno la differenza. Il gol che ci hanno annullato, cioè, ma avete visto per come? Ma come la stessa cosa l'anno la partita scorsa in Sassuolo-Milan. Però poi ci sono squadre che con lo stesso episodio non vengono punite. Se noi andiamo a guardare la partita, cos'era? Inter-Empoli, non ricordo. Viene convalidato un gol all'Inter dove Thuram parte con 1 metro di fuorigioco. Però lì hanno detto che era un'azione che rientrava, non ha partecipato. Cioè, raga, è grave quello che succede. Quello che è successo ieri su Alcaraz è grave. È il silenzio del VAR, il silenzio di tutti è grave. E questo è quello che vogliono in tutti gli altri, diciamo, organi di organizzazione della Lega, che la tifoseria juventina si scanna tra di loro e su questi episodi non va a condannare, non va a parlare e tutto passa in sordina. Ma quello che è successo ieri, ragazzi, è grave, perché su Alcaraz è rigore netto, contando di espulsione. Però, ripeto, noi siamo i primi che sorvoliamo perché siamo impegnati nel buttare merda addosso all'allenatore. E intanto qui ci hanno fottuto un altro episodio grave. Io sono uno dei pochi che queste cose ve le riporta, perché non aver parlato ieri di quell'episodio grave, che abbiamo fatto schifo, sono stato il primo a dirlo, ma a me non vuol dire che faccio schifo se c'è un rigore non me lo devi dare. O mi devi annullare quei gol in maniera ridicola. Raga. È tutto uno schifo e chi non ne parla fa ancora più schifo.